Oggi preparo con voi il pollo in padella con olive e peperoni. A modo mio, facciamolo insieme. Per prima cosa bisogna togliere la pelle alla carne. Io utilizzo sovraccosce e cosce. E poi li infariniamo bene. Infarinata la carne, mettiamo dell'olio in padella, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio, la cipolla e facciamo rosolare per 2 minuti. Passati 2 minuti, mettiamo il pollo. E lo facciamo rosolare su tutti i lati, ci vorranno una decina di minuti a fiamma bella vivace. Vediamo un po', ecco qua, possiamo già girare la carne e facciamo cuocere sull'altro lato. Ok, passati scarsi 10 minuti, sfumiamo col vino bianco e lasciamo a fiamma alta per far evaporare velocemente. Perfetto, evaporato il vino. Togliamo lo spicchietto d'aglio, mettiamo un po' di rosmarino, abbassiamo la fiamma, aggiungiamo i peperoni, regoliamo di sale, mettiamo un po' di pepe, diamo una veloce mescolata per quel che si riesce a fare, mettiamo le olive nere, le olive verdi, copriamo ed avendo cura di girare la carne di tanto in tanto, facciamo cuocere a fiamma medio-bassa per 35-40 minuti. Se si dovesse attaccare, dovesse essere necessario, bisognerà aggiungere un goccio d'acqua sul fondo della padella. Ecco qua, vediamo un po'. Passati 40 minuti, direi che ci siamo, spegniamo la fiamma ed impiattiamo. Ed ecco qui, assaggio un pezzetto con voi. Mamma che profumo! Devo prendere anche l'oliva e il peperone. Mamma mia, sapete che scarpetta che ci viene qua? Fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.